Bentornati al nostro ormai tipico appuntamento con le Wings. Episodio 3. L'anello di stella. Per chi ancora non mi conoscesse, mi presento. Sono il professor Whisky. Vabbè, dai, con lui non si comincia mai male. Il vostro insegnante di metamorfosimbiosi. Ovvero? L'arte di cambiare aspetto. Io sono quello che sotto il letto langue. Ho mille denti e occhi rossi più del sangue. E da qui Stella ha preso pienamente possesso della sua personalità da diva, quindi aspettatevi un tripudio di «Oh, come sono bella! Oh, come sono bella!» per le serie a venire. Al contrario di Flora, che evidentemente pensa a tutt'altro, è svelta, versa nelle piante le prove della sua vita da produttrice di stupefacenti. Non ci avevo mai pensato, eppure è così logico. Sempre allegra, gentile, rilassata, fissata con le piante. Con tutti questi indizi, come abbiamo fatto a non capirlo prima? Bloom invece si rivela una totale incapace. Sì, niente di nuovo. Ed inizia a fare domande del tipo: ma voi perché frequentate Alfea? E quindi c'è Stella che lo fa per diventare la fata più fabulous di tutti i tempi, ma anche per far rimettere insieme i suoi genitori. Buona fortuna, tesoro, faccio il tifo per te. E Flora che invece ne vuole trarre profitto imparando a coltivare piante di natura sopraffina. E poi anche perché le piace imparare. Ma soprattutto credo di essere qui perché mi piace imparare. Che bella risposta da secchiona! Bloom, al contrario, non sa che cacchio ci sta a fare lì. Io non ho ancora ben capito che cosa ci faccio qui. E allora perché ci sei voluta venire? Tornatene a casa, non c'hanno manco la pizza, sti poveracci! Scena successiva, siamo tutti catapultati a colazione, dove Faragonda annuncia a tutti che fanculo le lezioni, quella sera c'è una festa. E si devono tutti dare da fare per quello, perché vengono pure quelle di Fonte Rossa, sia mai che sfigurano, e che cacchio! Ed ora aguzzate bene gli occhi, bambini miei, giochiamo insieme! Quanti aborti ci sono in questa stanza? Da notare che le uniche che sembrino ancora vagamente umane sono loro. E comunque non mi sentirei di escluderle dal conteggio. Anzi, sai cosa? Tiè. Ok, lo so che molti di voi non saranno minimamente d'accordo, ma a me Torre Nuvola piace di più. È dovere di ogni strega guastare la festa a cui non è stata invitata. Se noi non siamo felici, allora nessuno deve esserlo. Oh sì, Griffin, tu puoi dirmi tutto quello che vuoi. Per dare un senso alla puntata, comunque hanno trovato questo escamotage. Siccome le fate organizzano un party e a loro invece non le invita mai nessuno, ma potrebbe semplicemente essere che il lupo alla porta si sbrana sempre il postino, devono assolutamente rovinare questa festa. Electrix, ovviamente, ci fanno un pensierino. Io preparerò dei festoni floreali. E io mi occuperò della musica del ballo. E io mi occuperò del mio vestito, perché ci sarà anche il mio vestito. Siete utili come la maionese nel caffè. Allora? Siete senza parole, eh? Perfetto. Se vuoi andare al carnevale di Rio. Ma come ti vesti? Le altre invece è già meglio. Musa con lo stile orientaleggiante ci sta. Flora, caruccia, dai. Forse un po' troppo Barbie, ma caruccia. E Tecna invece è il meglio. Un misto tra una regina delle fiabe e Lady Gaga. Eccentrico, assolutamente eccentrico, e adoro la scelta delle gambe scoperte. È così glamour. Ok, il momento fashion blogger è passato. Torniamo a noi. Ci si presenta un nuovo problema, ed ovviamente di chi è il problema? Esatto. Bloom. A quanto pare la poveretta, oltre ad essere incapace, è pure povera. Si veste sempre con le stesse due robe e non ha un abito per andare al ballo. Ma qual è il problema? C'è una soluzione per ogni cosa e la nostra si chiama shopping. Mi fa morire come l'ha detto, come se fosse la cosa più seria del mondo. Allora amici miei, secondo voi quante strisce di cocaina si è fatta questa qui? E dai, di montaggio di camerini e svariati no, finché non trovano l'abito giusto. Ma indovinate un po', l'abito costa troppo. Ma la sapete una cosa? Non importa, perché Bloom sarà anche incapace, squattrinata e soprattutto scema, ma una cosa la sa fare, arrangiarsi. Wow, saldi! Non ci credo, è la stessa tipa di prima! E visto che l'ho vista nelle offerte, non vorrei che poi quelle cose le rivendesse nel suo negozio al doppio. Porca miseria, quanta critica sociale c'è in Winx! Nel frattempo, la proposta delle Trix su come rovinare il party delle fate viene scelta come la migliore. Wow, non ci sto credendo. Anche perché la mia proposta di fare invitare i personaggi di Drown Together era mille volte meglio. Questa sì che è un'idea! Allora, tu farai la mamma di Xander e Captain Hero, ecco, farà il papà dove? Forbici, mi servono un paio di forbici. Oh Kiko, così non ce la faremo mai. Forse in questo modo funzionerà. E adesso che succede? Ma questo è un pericolo pubblico. E tutto questo ovviamente è colpa
della magia, non del fatto che nessuno gliene abbia insegnato l'uso corretto o che gli abbia detto che fare una cosa del genere magari non è una buona idea, ma è colpa della magia stessa. Perché anche nella realtà in fondo è così. Vero, America? Vero? Ma io queste voci le conosco! Che culo che Bloom stesse cercando le forbici e per puro caso ha beccato le Trix. Anche perché, ricordiamolo, queste non vogliono soltanto fare casino, ma vogliono Aridaie, l'anello di Stella. E ora sappiamo dov'è. Che i doni si trasformino in uova di serperatto. Che si schiudano al tocco di ogni fata. E che il panico dilaghi tra le fate. Ben fatto. Allora, non so voi, ma se io porto un regalo con sopra i pua, i rombetti o quel che l'è, e poi me lo ritrovo a strisce, io capisco che c'è qualcosa che non va. Guarda che li hanno portati gli specialisti. Ah, mi è vero. Cavolo, mi dimentico sempre quanto siano rincoglio. Ops. Blu. Scusa, ciao Brandon. No, no, aveva sbattuto contro Timmy. Vedete il cazzillo qui? È arancione, eh? Non mi fregate mica. Ad ogni buon conto, grazie a Bloom, la festa è salva. A dimostrazione che persino una come lei può fare qualcosa di utile. Ma non gli specialisti, no, loro mai. Come c'era da aspettarsi, le Trix sono un tantino incazzate. Ma dopo tutto, come dice Icy, io ottengo sempre ciò che voglio. Brava tesoro, bel pensiero. E infatti, mentre per una manciata di secondi l'attenzione di tutti i ragazzini pubescenti era schizzata alle stelle sperando di intravedere qualcosina, il baule di Stella si mette a volare. Ciappa la galeina, ciappa la galeina, ciappa la galeina. Coco Bay! Ciappa la galeina, ciappa la galeina, ciappa la galeina. Coco Bay! È riuscito a prenderlo, non è possibile! Pensa che non ci credo manco io. Comunque, se lo fai volare ad altezza d'uomo e ad una velocità di un metro al minuto... Ah sì, fatti due domande. Ok, ditemi ancora che lei non è la più figa. Forza. Ma tutto ciò non è sufficiente perché finalmente anche Bloom si trasforma. E alla buona ora, aggiungerei, siamo alla terza puntata. Ed eccola qui, potente, imponente. Wow, sembra quasi figo. Vertigo effetto! Noi fate possiamo volare e gli incantesimi illusori non funzionano qua su. E perché non dovrebbe... Dove sta scritto? Parola, che inquietudine! La battaglia, tuttavia, per quanto avvincente, dura poco. Ma a quanto pare non è un problema, perché le altre informano Bloom che l'anello di Stella in realtà è sempre stato al sicuro. Uff, colpi di scena. Comunque, io al posto di Bloom sarei stata più così. Ma cazzo, vi eravate cacciate! Per poco mi facevano fuori, belle amiche di merda! Avete visto che sa arrangiarsi? Sì, certo, non sarà Chanel, e le maniche non hanno un cacchio di senso, però fa la sua figura. Visto? Faragonda approva. Stella e io abbiamo magicamente sostituito l'anello con l'uovo, che ora si trova in un posto sicuro. Caspita! Chissà che faccia avrà fatto Icy quando, aprendo il cofanetto al posto dell'anello, ha visto uscire tutte quelle farfalle colorate. Ma colorate cosa, che sono tutte gialle? Bloom, tesoro, avrei mica sbattuto la testa. Ma diamo giusto uno sguardo alla reaction di Icy. Bitch. Vedi che anche le fatine sanno essere cattivelle? Ed infine Bloom viene pure invitata a ballare da Brandon, che non è Brandon. Spoiler. È Sky. Beh, Bloom, ti andrebbe di ballare? Ok. Ma che risposta è? L'ha detto come per dire, dai, se proprio devo. Vabbè, lasciamo perdere. Tanto, dopo una piccola schermata in cui dei manichini ballano ancorati sul posto, finisce anche la terza puntata. E con lei pure questo video. Se vi è piaciuto, fatecelo sapere. E noi ci vediamo prestissimo ad un nuovo fantastico episodio.